Pronto? Pronto, Sydney. Che parla? Sono io, sono vicino a casa tua, alle 8 arrivo. Ok, allora mi preparo. Sì, preparati per morire. Va bene. In Texas, un criminale è tenuto ad avvisare 24 ore prima la vittima designata di un suo crimine, spiegando in modo chiaro e semplice la natura del crimine che sta per essere commesso. Mi raccomando, comportati bene oggi, eh? Ma dai! Porco! A Detroit è illegale liberare un maiale per le strade, a meno che non abbia un anello al naso. Da oggi avrai un nome. Ti chiamerai Napoleone. Ti piace? Sì. In Francia è veramente vietato chiamare un maiale Napoleone. Pesciolini, pesciolini, venite qua! Pesciolini! In Pennsylvania è vietato pescare con qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della bocca. Ho voglia adesso! Palle, sì. Ste macchine! In Italia si è veramente vietato fare sesso dentro un'auto. Un'energia molto bello. Di fotografia veramente ben culato. Ho un gasmo multiplo o 3 minuti 10. Veramente, veramente forte. In mattina, prima bella nel culo, 4 minuti. Veramente grosso. Alto volume. Cina, sei veramente vietato guardare porno per scopi personali. Ma si può fare per scopi artistici e culturali. A Gallisburg, Illinois, è severamente vietato ammazzare i topi con una mazza da baseball. Ratman, viva Gallisburg! Dio santo, è bruttissimo proprio! Ha parlato Razzo Kane, no, ma guardalo, ma dai, vai. In Georgia è severamente vietato imprecare in presenza di un cadavere. Quelli che si sai, proprio fottuti. Acab, questo è per te! Moby Dick! In Tennessee, è veramente vietato sparare alle balene da un'auto in corsa. Tennessee popola di balene proprio. In Cambogia è veramente vietato saltare a cazzo su una delle 10 milioni di mine sepolte in tutto il paese. Allora? A Mohave County, Arizona, chi viene sorpreso a rubare un sapone è condannato a lavarsi fino alla notte dei tempi, cioè fin quando non avrà consumato tutto il sapone. La tua fave è veramente bellissima. Stantuffami. Sfrizionami. Ho anche il cambio automatico. In Oregon è illegale sussurrare parole volgari nell'orecchio del proprio partner durante l'amplesso. Finalmente il grande giorno è arrivato. Meno male. In Kentucky la legge impone che una persona si debba fare almeno un bagno all'anno.